presenti i comitati non solo di Napoli ma anche della provincia, che è la parte più martoriata ormai da anni ed anni da discariche. Da discariche e il comitato di Acerra, che vive in prima persona, o meglio muore in prima persona, per quelli che sono i fumi del primo inceneritore, ma che sarà seguito da altri 5 inceneritori in tutta la Campania. Questo piano approvato da un paio di settimane dalla regione, noi come comitati, come cittadini campani, con tutti quanti abbiamo presentato delle osservazioni che sono state completamente ignorate, e qualcuno per la verità ha detto chiaramente che tanto i cittadini non capiscono niente e quindi non è il caso di parlare con loro. La presenza qui di tutti questi comitati è quella ovviamente di aprire una vertenza con la regione. Noi non vogliamo questo piano criminale, come diceva Alex Zanotelli. Vogliamo una raccolta differenziata porta a porta, vogliamo che non si facciano gli inceneritori, vogliamo il riuso, la filiera per il riciclo, che può dare lavoro. Dire che c'è una crisi e non mettere in atto le politiche che possono creare lavoro è criminale. Aprire delle fabbriche di morte come gli inceneritori è criminale. Noi non ci stiamo e vogliamo che ci ascoltino insieme agli altri. Ambiente, lavoro, salute, trasporti sono tutte vertenze unite e che tengono dietro gli unici responsabili, che sono il governo, come ricordava Mario, ma è anche questa regione che ormai si è blindata, come ha dimostrato oggi, a qualunque interlocuzione con qualunque vertenza e con qualunque comitato o gruppo di lavoratori.